Dunque, vediamo GitHub. GitHub è un sito web dove è possibile raccogliere codice e condividerlo con altre persone, ma soprattutto cooperare insieme. Quindi vediamo innanzitutto come si può registrarsi. Allora, il sito è github.com, quindi HTTPS. O anche no, ma lo mette lui, e poi entrando si può o entrare direttamente o fare una registrazione. La pagina è quella della nuova registrazione. Io ho già registrato degli utenti, ma ne registro uno in più per ai fini del video. Quindi Salazar, chiamiamolo video. Vediamo se ce lo lascia caricare, no? Dunque, Salazar video. L'indirizzo prendiamo salazar più video chiocciola gmail.com. Non so se lo sapete questo piccolo trucchetto, che avendo l'indirizzo Gmail è possibile inventarsi infiniti altri indirizzi aggiungendo nome normale più e poi un nome. Allora creiamo una password e poi chiediamo di entrare effettivamente. Allora, come vedete, qui c'è un problema, quindi Salazar video non va bene, Salazar underscore video, single hyphens, e beh, single hyphen non gli avevo messo, niente, non gli avevo, forse l'ho già, facciamo Salazar video così, Salazar video, e gli mettiamo di nuovo la password, creiamo un account. Dunque, lo username. Il problema non era, quindi questo qui era giusto. E qui dobbiamo metterci la password mettendo un numero. Ok, proviamo a farlo così. Ok, sembra di sì. Allora, l'altra cosa che vi chiede è di vedere, e vedete che mi è arrivata già una mail, e quindi andremo a vedere questa mail. Ci chiede di verificare la mail e noi gli diciamo, clicchiamo e quindi abbiamo verificato la mail. Quindi vedete che noi abbiamo effettivamente creato un nuovo account che si chiama Salazar-video. Torniamo magari un secondo dove ci stava chiedendo, quindi noi abbiamo illimitati repository pubblici ed è gratuito. Se invece avessimo voluto avere dei repository privati, bisognava pagare qualcosa. Quindi adesso noi siamo effettivamente registrati, ok? Quindi quello che vi dicevo è di passarmi il nome del vostro utente, in questo caso lo trovate qua in altro ed è Salazar Video, da voi sarà il vostro nome, lo copiate e me lo passate a me. Passandolo a me cosa vuol dire? Che io in realtà ho creato un progetto che adesso qui magari facciamo anche il salvataggio della password, così magari me lo ricorderò. Quindi io in realtà adesso che faccio? Qui entro quindi faccio sign out per uscire e poi entro con la mia identità principale che è Salza. Quindi a questo punto, questo però lo devo fare solo io, però ve lo faccio vedere giusto per farvi capire. Io ho creato un progetto, LSL Library. Questo progetto, vedete, che è di fatto identico a quello che abbiamo visto nel video della settimana scorsa, anche nel video che ho fatto, quindi c'è un progetto 1 che al suo interno ha un LSS, che c'ha esattamente il nostro programmino. Quello che è interessante è che io adesso di questo progetto voglio mettere a parte, quindi nei collaboratori, voglio aggiungere anche un Salazar. Allora, ho già invitato me stesso qua e poi invito Salazar Video
add collaborator. Ok, allora a questo punto, nel momento in cui ho mandato questo invito, vedete che mi arriva su Salazar l'invito. Quindi io vi ho detto accettate pure l'invito, quindi andiamo sulla mail che avete ricevuto e qui bisogna per esempio fare accept. Qui c'è solo un piccolo problema perché vedete che io sono ancora registrato nome in Salazar, quindi non si vede bene quello che succede. Quindi devo rientrare a nome di Salazar Video. Quindi facciamo sign in e entriamo a nome. Questo voi non lo dovete fare perché voi speranzosamente avete una situazione più semplice. E quando avete fatto questo, in teoria voi dovreste vedere da qualche parte. Dunque, vediamo un po'. Siamo entrato, non startiamo un progetto. Vediamo, vediamo un attimo da qualche parte. Quindi qui ci sono tutte le cose. Ecco, riproviamo a riprendere la nostra email che c'era arrivata prima. Quella che l'invito, rivediamo l'invito, però a questo punto sono registrato correttamente e devo dire accept invitation. Ok, allora a questo punto mi viene fatta vedere la libreria e poi la cosa più interessante di tutto ciò è che andate sul clone or download. E facendo clone on download vi compare praticamente questo indirizzo che potete cliccando qua copiarvelo nella clipboard. Ok, quindi questo è più o meno quello che serve a livello GitHub. Vediamo a livello Eclipse invece cosa dovete fare. Allora, a livello Eclipse fondamentalmente adesso qui ce n'avevo una copia che cancello, ho fatto una prova prima. Quindi andiamo nel nostro LSL Forge, la prospettiva LSL Forge e ci cancelliamo, cioè io lo cancello il progettino. Ok, invece voi, adesso vi do questo errorino, quello che dicevo è dovete importarvi il progetto, quindi fate file, Eclipse file import. E poi qui dovete andare a cercare Git, importare projects from Git, gli specificate l'URI, URI è quella cosa che abbiamo appena copiato prima, quindi lui gli ha compilato già tutto, e poi se non l'ha fatto, se non l'avesse fatto lo Ctrl-V, vedete che vi compare github.com, salazar, lsllibrary.git e poi qui dovete aver cura di mettere salazar video e poi la password. Speriamo di averla ricordato. In questo modo voi vi autenticate su GitHub, ma dentro Eclipse. Quindi Eclipse cosa fa? Parla direttamente con GitHub e si tira dentro, poi fate next. Vi dice LSL Library, tutte queste cose sono abbastanza complesse, ma possiamo accettarle. Quindi, quando lui ha terminato di fare questa operazione, quindi facciamo ancora next, vedete che vi ha creato un progetto video 2 e quindi facciamo finish. Quindi adesso abbiamo un progetto video 2. Ok, con tutte queste cose. Allora, quello che vi chiederò poi a lezione è sostanzialmente, quindi tra l'altro vedete esattamente quello che io ho messo. Questo progetto non esisteva prima, quindi abbiamo creato un progetto nuovo che sarà poi, quindi abbiamo, diciamo, condiviso esattamente quello che c'è sul sito. Ma noi vogliamo fare di più, adesso lo anticipo in questo video, così magari ve lo studiate un attimo, ma vi chiedo a voi di creare una nuova cartella, di chiamarla col nome, quindi in questo caso Salazar Video,
nel vostro caso sarà il vostro nome utente. Quindi è stata creata una cartella nuova e al suo interno creerete other, new, quindi andrete a cercare LSL, new LSL Forge Script. E lo script, per esempio questo qui, chiamiamolo ancora Salazar video. Ok, questa qui è la cartella che avete creato. Ora, quello che vedremo è come commentare. Commentare vuol dire prendere le modifiche che avete fatto voi, quindi in teoria voi potreste anche modificare la libreria, che è mia. Ma ovviamente vi chiederei di farlo con cautela, oppure di crearvi un'altra libreria, quindi c'è una cartella con il vostro nome per fare il progetto che eventualmente volete fare, e poi eventualmente potete creare anche una nuova cartella con il nostro nome lib, no? Libreria. Però nel frattempo cosa facciamo? Vogliamo commentare questa cosa, quindi come facciamo a farlo? Semplicemente tasto destro, team, commit, Allora, quando si fa team commit dovrebbe entrarsi in questa videata dove ci sono tutti i file che avete toccato e qui c'è scritto git staging. E poi c'è la possibilità di fare il commit e il push. In realtà noi faremo sia commit che push. Se per caso non la vedete, non siete in grado di vederla, questa cosa potete sempre andare sulla window, andare sulla vista e nella vista scegliete il git staging. Git staging è quello che vi permette di fare il commit, cioè di prendere le modifiche che avete fatte, in questo caso noi vogliamo caricare .lslp e metterlo, eventualmente anche il .lsl, ma va bene anche il .lsl. Quindi prendete il vostro programmino, questo, lo trascinate sotto. Questo è il meccanismo. Si trascina sotto per dire tutto quello che è sotto viene salvato, perché potreste aver modificato delle cose che non volete mandare su GitHub, e poi qui scrivete una causale di questo, diciamo, caricamento. Quindi dicete primo programma di Salazar video. Okay? E poi vabbè, qui l'autore con cui viene registrato dovete eventualmente ve lo dovrebbe coincidere con quello che c'è dentro, anzi magari lo facciamo in modo tale che lo sia, quindi lo modifichiamo, no? Quindi mettiamo direttamente Salazar video e qui Salazar video più video. E poi la stessa cosa anche sotto. E poi facciamo il commit push. Allora, se avete fatto tutto regolarmente, lui dovrebbe dirvi che ha fatto il pushed. Quindi, avendo fatto il pushed, cosa vuol dire? Che noi possiamo andare sul sito, effettivamente, quindi doppio clic, oppure possiamo anche fare Ctrl C, qui ok. Comunque, se andiamo nel sito e facciamo il refresh, vedete che qui you now have push access. Quindi vuol dire che io, in quanto Salazar Video, potevo fare il push. Fare il push vuol dire che facendo il refresh, a questo punto vedete che qui è comparso Salazar Video e dentro c'è anche il mio file. Quindi io ho contribuito a una libreria pubblica e questo di fatto è anche implicitamente il video della settimana prossima. E se andiamo a vedere nel commit, se tutto mi dice tutto,
Ok, vedete che c'è proprio nei commit, vedete che ci sono dei commit di Pacchio, di Salazar, eccetera, eccetera, e poi a un certo punto adesso qualcuno ha committato ed è Salazar Video. Quindi diciamo questo è tutto e lo vedremo meglio martedì, però vi prego almeno le parti iniziali di questo video di farle prima della lezione, soprattutto il pezzo di iscrizione GitHub. E l'invito è richiedermi l'invito in modo tale che non perdiamo tempo a lezione.